Ci siamo, questa sera sapremo qual è la vetrina più bella di questa seconda serie del format In Giro per l'Irpinia. Si chiude infatti lo spareggio tra le tre vetrine finaliste, Florevent, Festopoli e Cristian Guarino. Quella che in questa settimana, dal 23 al 30 maggio, avrà ricevuto il maggior numero di visualizzazioni sul portale www.primatv.it si aggiudicherà uno spot artistico realizzato e messo in onda da Telenostra. Uno spareggio avvincente che sta registrando un bagno di visualizzazioni, segno di quanto sia sentito il concorso. Ma più in generale l'intero format ha avuto grande riscontro, ha ricevuto il gradimento degli esercenti che vi hanno partecipato, degli amministratori dei comuni visitati, ma soprattutto del pubblico che lo ha seguito non solo sul canale 189 di Telenostra, ma anche sul web con decine di migliaia di visualizzazioni. Entusiasti i protagonisti della finale. È stata sicuramente una grande esperienza, quindi vedere anche i riscontri dei clienti che apprezzano il nostro lavoro e quindi anche gli sforzi che facciamo ogni giorno per rendere sempre tutto molto esclusivo. Beh, sicuramente è stata un'esperienza bellissima, molto emozionante, gratificante, è stato bellissimo vedere l'approvazione e il consenso di tutti i nostri clienti e anche non clienti, insomma di tutte le persone che hanno avuto il piacere di visualizzare la puntata. È stato per noi bellissimo, per me è stata una sfida a tutti gli effetti e mi ha fatto piacere far vedere alle persone cosa noi riusciamo a creare con i palloncini. Nelle partite non è importante sempre vincere, ma anche partecipare con il giusto spirito. Io credo che la cosa bella di questa esperienza è stato uno confrontarmi con te, confrontarmi e soprattutto far arrivare il messaggio che è quello che io voglio urlare alle persone. Quindi per me già ho vinto così. Spero di aver fatto capire alle persone a casa che cos'è il mio lavoro e chi è Cristian Guarino. Per me questa è la prima vittoria e l'unica vittoria che posso regalarmi. E dunque l'appuntamento con la vetrina più bella è questa sera alle 21:35 su Telenostra.